Terza serata con ospiti d'eccezione, quella in programma Campo di Pietra nell'ambito di Jazz in Campo. Dagli Stati Uniti attesissimi arrivano gli Spyro Gyra, formazione che spazia tra jazz e fusion, tra i nomi più apprezzati dagli stimatori di quel filone musicale che si è affermato a partire dalla fine degli anni 70 che ha contraddistinto fortemente gli anni 90. Leader del gruppo è il sassofonista Jay Beckstein. Gli Spyro Gyra sono attivi da circa 40 anni, la loro prima incisione risale al 1978 e in 35 anni di carriera discografica hanno prodotto oltre 30 album, diversi dei quali per la prestigiosa etichetta GRP, che negli anni 80-90 si era affermata per i sofisticati sistemi di registrazione digitali utilizzati. L'esibizione live sarà anticipata nel pomeriggio da un incontro con lo scrittore e critico musicale Vincenzo Martorella, che parlerà proprio dell'evoluzione della fusion americana. Il concerto degli Spyro Gyra inizierà alle 21.45 e sarà anticipato da Louis Mr. Jazz, il progetto artistico costruito interamente in Molise attorno alla figura di Louis Armstrong. Ieri sera intanto grande apprezzamento del pubblico per l'esibizione del quartetto di Paolo La Rosa con special guest Nicola Stilo al flauto. Per Stilo è stato un ritorno in Molise. Nei primi anni 80 il polistrumentista romano aveva infatti accompagnato in concerto a Campobasso un mito come Chet Baker. A Jazz in Campo sarà dedicata la puntata di Viaggio in Molise in onda su questa rete alle 15.25.